At just 20 years old, Astana's Sofia Bertizzolo has firmly established herself at the top of the youth standings in the UCI Women's World Tour. In the process, the Italian has showcased her versatility by impressing across a number of different races and parkour. So, how would this massive talent describe herself in her own words? Sofia Bertizzolo è un'atleta che sta crescendo pian piano in una realtà italiana. È il mio terzo anno fra l'elite, quindi sto costruendo qualcosa pian piano con le mie compagne di squadra e col mio team. Fare del ciclismo il mio lavoro è la mia ambizione più grande perché è uno sport veramente bellissimo. Le mie caratteristiche su strada, io mi sto rendendo conto che sono le corse a tappe, perché riesco a recuperare velocemente rispetto ad altre ragazze, altre atlete, mentre devo migliorare ancora un po' sulle corse di un giorno che si affrontano in modo più deciso e duro e senza magari pensare al giorno dopo e quindi andando con il famoso full gas. Ci sono tante gare come possono essere Strade Bianche o il Fiandre che prevedono pavé sterrati che non sono ancora il mio forte, però li devo digerire, li devo imparare ad affrontare anche quelli, perché obiettivamente il ciclismo sta diventando sempre più complesso, complicato. Un atleta deve essere quanto più completo possibile. Il ciclismo è importante per me perché mi ha cresciuta, è da tanti anni che lo pratico e mi ha fatto conoscere delle persone stupende, mi ha fatto legare grandi amicizie e mi ha insegnato a vivere, perché ti insegna la fatica, il rispetto, e faticare con le tue compagne di squadra ti porta a essere ancora più legato, perché se affronti delle situazioni dure, impegnative, il legame diventa ancora più forte. Having first pulled on the jersey at the Ronde van Drenthe in March, Bertizzolo currently holds a healthy lead atop the UCI Women's World Tour youth standings. And with six races remaining, she and her team are determined to hold on to it until the end of the season. Eravamo al Drenthe e è stata un'emozione, me lo ricordo particolarmente, perché si andava all'arrivo, c'era un gruppo ristretto e si andava all'arrivo con la mia compagna di squadra che è la cubana Arlenis, e in quel momento ci siamo confrontate fra me e lei e anche col direttore sportivo, dicendo ok, cosa facciamo, tiro la volata da Arlenis o provo a piazzare la ruota davanti alle Under 23 per cercare di prendere questa maglia. Lui mi ha detto cerca di portarla in buona posizione, poi lei farà lo sprint per conto suo e tu prova a dare tutto per cercare di prenderla. E così è stato, lì l'ho vestita per la prima volta e fino adesso non sono ancora riusciti a levarmela. Con il passare delle gare primaverili ho visto che mi sentivo veramente bene, sia sul pavé, che l'ho affrontato bene per la prima volta quest'anno, e quindi ho cominciato a realizzare che potesse essere un risultato alla mia portata. Poi mi sono riposata un po' per puntare a prendere questi 6 punti anche al Giro d'Italia, dove è arrivata anche la maglia bianca, e sono super felice per questo, perché quello sì era un risultato a cui ambivo tanto quest'anno. Una premiazione che mi ricordo particolarmente è stata l'Amstel Gold Race, quando Chantal Black ha vestito la maglia di classifica generale, ero sul podio con lei e lì sì mi sono emozionata, perché ho realizzato che nel mio piccolo ero vicino a una vera campionessa, la campionessa del mondo, e lì un po' di emozione sì ti viene, perché ti senti che devi fare ancora tanto lavoro, però intanto hai fatto sul podio, sei vicino a lei. È speciale perché sai che denota una costanza di tutto l'anno. Sai che hai cominciato l'anno bene, perché io l'ho vestita subito e hai mantenuto, perché ho fatto tanti punti e al momento devo solo pensare a portarla a casa. Quindi anche gli altri team possono dire ok, questa è un corridore che tiene un certo livello tutto l'anno, non è un exploit che può essere di fortuna e basta.
Noi siamo una squadra anche molto giovane, quindi è veramente una maglia che io vorrei vestissero tutte le mie compagne, perché la maglia delle giovani in un team giovane che lavora insieme, quindi è veramente speciale.